economica. Lina Palmerini? No, l'unica cosa vorrei obiettare all'onorevole Bitonci è che poi quando la Lega è stata al governo i patti con l'Europa, le mediazioni con l'Europa le ha sempre fatte. Quindi c'è un'ambiguità e un doppio registro che voi dovrete chiarire prima o poi, no. Perché non è possibile dire non ci vanno bene i parametri, no, non ci va bene il fiscal e due compact dell'Europa, e invece lo scorso dell'Europa anno, nei confronti dei vari governi, perché quando c'era finire. La Lega 5 Stelle lo adesso so che non le piace l'anno questo scorso disturbo. A dicembre stavamo discutendo delle clausole no, di salvaguardia l'anno scorso a dicembre, tema, l'anno scorso adesso invece c'è un'apertura diversa, no, non mi fa parlare. Allora andiamo sulla sostanza. L'anno scorso a dicembre facevate una mediazione con la Commissione Europea di Juncker. Facevate la mediazione dopo aver innalzato muri, battaglie, bracci di ferro, pugni sul tavolo, poi avete fatto una mediazione, così come l'avete fatta a giugno. La trattativa sul MES è cominciata lo scorso anno a dicembre. Voi l'avete tirato fuori soltanto in maniera così forte soltanto da opposizione e non da partito di governo. Quindi io riconosco a Salvini il fatto che non voglia uscire dall'euro e dall'Europa, perché con l'Europa ha sempre fatto i patti e i compromessi. No, sono molto contento perché capiamo probabilmente la dottoressa era presente ai preconsigli, era presente nei tavoli dove si discuteva del io tema. Stiamo discutendo di cose che probabilmente non si conoscono, perché ma che a quei alla fine ci Giancarlo fosse Giorgetti Salvini è un dato e gli altri fatto, che erano presenti ai tavoli hanno sempre detto che la posizione della sono Lega è stata netta e chiara. Restiamo alle questioni di